E noi continuiamo a parlare di cinema, prosegue il viaggio del Piceno Film Festival che ha fatto tappa ad Acquaviva Picena in vista della finale di Ascoli del 7 dicembre. Vediamo. Un festival itinerante, una unicità nel panorama italiano. Ogni comune ha un festival, 7 festival in 7 settimane. Stavolta 7 è il numero perfetto, come quello delle arti. Il Piceno Film Festival si snoda attraverso architettura, musica, pittura, danza, poesia e scultura e si pone un unico punto di arrivo, il cinema. Ogni appuntamento settimanale, l'ultimo andato in scena ad Acquaviva del Tronto, prevede incontri, dibattiti, performance e una retrospettiva cinematografica. Abbiamo anche lavorato con le scuole, quindi abbiamo fatto lavorare i ragazzi, abbiamo reso una giuria fatta esclusivamente da studenti che daranno un premio nell'ultima serata che sarà il 7 dicembre ad Ascoli Piceno al Teatro dei Filarmonici. Tra gli ospiti l'attore Lorenzo Flaherty, oltre al regista e sceneggiatore Giuseppe Piccioni, che all'interno di questo festival tiene un corso di recitazione cinematografica. Ho trovato interessante perché ho delle possibilità che magari non mi capita di trovare anche in luoghi che sono deputati nelle grandi città o a Roma stessa, partire da un territorio che conosco bene per ovvie ragioni, perché sono di Ascoli Piceno, come molti sanno, e quindi sono legato affettivamente a questo luogo. E mi piacerebbe anche che fosse anche un luogo dove si forma un pensiero, dove si riesce a contattare e raggiungere un pubblico di giovani che comincia a pensare al cinema, al di là delle convenzioni di quello che richiede il cosiddetto mercato, perché è l'unico modo per creare poi un mercato più vero.